mano ti scappa, dalla grumbasso piomberà, galleggia nella tazza, la piume se ne va, la fanno i ricchi, la fanno i brutti, la fanno i belli, eppure tu. E se la perdi, non ti si stacca più. Celeste, sembra il posto adatto per un gatto questo. Fagiolina! Fagiola! Fatti fare una carezza. Quanta voglia di coccolo. Sono piccoli problemi di cuore. Tra come tra fattori sono tra l'altra. Allora, raga, due cose prima di iniziare. Allora, numero uno, e ci siamo capiti. Numero due, e la mettiamo in conto. Numero tre, ma ragazzi, bentornati qui al nuovo incredibile episodio di Trend and Breakfast. Ok, a parte le cazzate in inglese. Allora, bella ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Trend and Breakfast. Perché sto facendo questo episodio? Perché era un botto che non lo facevo, non è vero? Era una settimana. Ok, allora, no, veramente, due cose per iniziare. Allora, numero uno, se i capelli fanno cagare, perché questa serie è fatta apposta per far vedere che io mi sono appena svegliato. E se c'ho la stessa felpa, è perché il mio pigiama, cioè l'ho avuto come pigiama, è caldo, avvolgente, ha il cappuccio. Capito? Oggi vi voglio parlare di come io sono sopravvissuto a un suicidio. Esatto, avete capito bene, ma prima non vi spezzo un biscotto perché ancora non ve leggo i commenti, ma no, uno mo mangi. L'altro giorno dovevo tornare a Milano, dovevo tornare a Roma da Milano. Allora ho preso il Freccia Rossa, ho pensato, mazza taglia Freccia Rossa, ovvio, proprio quello là che parte alle 7 e qualcosa, così arriva a casa alle 10 e qualcosa, e mamma. Invece no, un cazzo. Perché praticamente sono salito sul treno, siamo arrivati a Reggio Emilia, quindi abbiamo fatto la bellezza di penso 80 km, non so quanto sia di distanza Milano da Reggio Emilia. Dopo circa mezz'ora, il capotreno disse: mi dispiace dirvelo, ma siamo fermi perché purtroppo un tizio si è buttato sotto il treno prima di noi. Per davvero. E siamo stati fermi 3 ore a Reggio Emilia. E io vicino ci avevo dalla parte 3 tizi e un tizio che parlavano di moda. E dall'altra parte c'erano 2 tizi. Che maledetto, che dico io? Ma perché l'hai fatta se sei vicino a me? Perché il destino ha voluto questa cosa? Capiterà il giorno in cui mi siederò vicino a una strafiga e si romperà il treno e dovrò stare sul treno 16 ore? Perché non è possibile altrimenti. Cioè, c'è stava questa tipa che parlava e basta. Mi fa: tu che sei giovane, mi dai una mano con questo giochino? Io dico: senti, il giochino te lo do a faccia. Sei molto calma, leva la mano, che poi mi devo curare a lavare perché mi hai infettato. Parlava. Io vi giuro, ho messo le cuffie a livello audio massimo, cioè che Ed Sheeran lo sentiva pure Ed Sheeran dall'altra parte del mondo. Poi lui stava così, si è alzato e si ammazza qualcuno, se sta sentiamo sulla mia. Ma per concludere il discorso, ci mangiamo un biscottino. Allora, nei commenti scrivetemi proprio le curiosità che avete, le domande, i dubbi, i vostri sogni, perché io ve li realizzerò, perché sono il genio della lampada. Ah, Maurizio, veramente voglio il tuo libro versione audio narrato da te. Potrei fare un audiolibro in effetti. Scusate se c'ho la voce una cifra rauca, però non sbaglio. Ah, raga, 2 cose importanti. Numero uno, mi sono fatto Snapchat e sono un drogato di Snap. Nel senso, qualsiasi cosa la Snapchat. Infatti adesso io Snapchat. Cioè, raga, Inception. Tra pattoni, lo mettiamo nella mia storia. Allora, seguitemi su Snapchat perché carico un botto di cazzate, ma proprio un botto. Quindi dicevo, su Snapchat seguitemi. Mi chiamo Matto Picarazzi, ovviamente, perché sono molto una persona molto originale. E potete seguirmi, vedete le mie cazzate che metto, tipo in attesa del Just, Bruce, Roma by Night. Poi un video che mi si vede in cazzo. Quindi seguitemi, Matto Picarazzi, bla bla bla. Altra cosa, ho fatto un video con Rovazzi. Ora lascio qua, quindi cliccate, ci sono anch'io che faccio il cameriere. A parte le cose, possiamo cominciare a leggere i vostri cazzo i commenti. Ma prima spezziamo un biscottino a tutti. Madis Official, perché non infilzi il biscotto con la forchetta? Forse funziona. Ma sei serio? No, un'idea migliore, mettici uno di quei filtri del tè e non perdi il biscotto. Allison Salvador, vogliamo sentire la suoneria della tua sveglia. Questa è la suoneria della mia sveglia. Ve l'avrò ovviamente tagliata, però questa Gab mi accompagna in queste mattinate. Daniel Massi, spezza un biscotto per me che non ho tutto sto tempo per fare colazione perché c'ho scuola. Cazzo fratello, cazzo, te lo spezzo e me lo mangio anche in tuo onore. Sofiula Channel, sei il mio nuovo idolo. Vedi, il mio problema è che non ho un pubblico femminile e tutte le femmine non sanno che io sono il loro idolo, capito? Quindi spammate le vostre amiche, dite: Massa, guarda questo, fai video a cazzo proprio, è Dio. Loro diranno: ah, sì, ti do il numero. Reddy Wayne, mettiti sottofondo la canzone Bed and Breakfast di Achille Lauro. Non la conosco, però non mi sento Achille Lauro, quindi non lo farò mai. Ah sì, questo è un genio! Francesco Cenicola, per non far sciogliere il biscotto, immergi il cucchiano con il biscotto sopra, capito? Raga, ma perché mi dovete fare in ogni video tutorial su quel mangiami cazzo? Cioè, se io i biscotti me li voglio mangiare così, io me li mangio così. Dario Cavini, non usare il microonde, fa male. Hai ragione. Da domani farò un video Dread and Breakfast sempre in un campo
con il fuoco. Accenderò il fuoco e scalderò il latte con il cazzo di fuoco. Mars, trattino basso punto, spazio. Quando parli veloce sembri ubriaco. No, in realtà è che io parlo sempre veloce, cioè vado in extra beat. Cioè sono gemitaizi, in realtà non ve l'ho mai detto, però sono gemitaizi. Trap, come trappatori sono Donald Trap. Signori, Michelinia, inaspettato, mi scrive: ti prego, spezzo un biscotto anche per me. Michelinia, io ti spezzo un biscotto e te ne spezzo anche un altro, molto volentieri. E anche metto cose, metto continuo a mettere i biscotti solo perché sono un coglione, perché se sciolgono tutti sono a destra di cazzo, okay. Ma a parte il dread and breakfast, ho fatto scate che vi piace un botto, continuo a fare un sacco, dai, che domani probabilmente faccio un video di skate. Poi ho fatto, diciamo, il video su Totti, che è andato molto bene, non ha ricevuto manco i commenti brutti del mercato. Totti, sì, a testa di testa di testa, sono da Lazio, dai che Mauri, 26 maggio, coppa in fascia, coppa in fascia. Mandate avanti il calendario, sì, perché sennò, come vedete, fate un paro di figure del merda che comunque è sottato in classifica, non è cambiato. Poi ho fatto video su GTA, i pazzesco sulle smartine, che è andato benissimo perché Gabbo ha sclerato e ha bestemmiato un botto, non l'ho fatto sentire prima. E la Free Kick Challenge, allora la Free Kick Challenge, mazza, sta già a 49.000 like, grandi. Allora, noi abbiamo registrato, come ho detto nel video, 5 challenge e le metteremo, praticamente una settimana. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, vogliamo farla ogni mese, almeno ogni mese ci avete un video a settimana di challenge di calcetto, che sono abbastanza carine da fare. Allora, che cosa posso farvi leggere? Raga, il mio Instagram è costellato di fighe. Raga, levatemele su se dirlo, perché non ce la faccio più a lasciare i like, mi fa male il dito. Comunque, seguitemi su Instagram anche. Se vedete che cazzo, vabbè, ma te lo sei piccolo. Spero che questo video vi sia piaciuto e abbiamo parlato di un po' di robe. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi DMB, Dead and Breakfast, una vostra curiosità, una vostra domanda, quello che cazzo vi pare, raga, veramente, già parliamo. Cioè, questi video sono fatti per parlare. Come ho detto, scrivetemi nei commenti Dead and Breakfast, lasciatemi un like, arriviamo a 25.000 like per questo grandissimo episodio. Comunque, noi sentiamo la prossima, che sarà domani, con un video se mi va di skate. Se no, va via nel culo. Ma non credo che vi piaccia. Comunque, noi sentiamo la prossima, lasciate like, un commento. Signori, vi spezzo l'ultimo biscotto in favore di tutti quanti. Ci sentiamo la prossima, sarà domani. Bella. Trap, come trap, fatto mi sono, trap. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.